Buona vista a tutti ragazzi, bentornati ancora una volta qui sul mio canale, oggi per un'anteprima davvero pazzesca. Come potete vedere infatti siamo su Luigi's Mansion 3, il gioco in uscita per Nintendo Switch, ma vi fermo subito ragazzi, questa è una demo che ho avuto l'onore e l'opportunità di poter provare in anteprima grazie a un evento di Nintendo Italia che ringrazio, perché oltre a farmi provare il gioco mi ha anche permesso di registrare questo gameplay che durerà circa 10 minuti, dove vedremo, oltre a questo filmato introduttivo, anche delle meccaniche di gioco ovviamente nuove del nuovo titolo di Luigi's Mansion. E io ho potuto provare anche una lotta boss che però purtroppo non vi posso mostrare, ve ne posso solamente parlare. Quindi ringrazio ancora una volta Nintendo Italia, ringrazio Nintendo Rincallito perché mi ha permesso di registrare proprio fisicamente questo video. E direi che possiamo goderci questa scena introduttiva dove Luigi e tutti quanti gli altri personaggi che noi ormai conosciamo benissimo sono stati invitati in una vacanza, diciamo, in un hotel davvero di lusso, davvero bellissimo. Quindi questa volta non saremo in una mansione, in una villa, ma saremo appunto in un hotel. Ma questo hotel nasconde qualcosa di veramente molto intrigante. Ovviamente non vi posso dire nulla e lo scopriremo poi giocandolo. Sì ragazzi, perché ho davvero intenzione di portarlo sul canale, perché è stato uno dei giochi che ho potuto provare più belli, secondo me, più interessanti, più divertenti. Quindi sì, mi ha davvero fatto venire una voglia di giocarlo e di riprendere gli altri due capitoli, perché io in effetti ho giocato solamente al primo dei due, quindi le mie impressioni sono di uno che ha fatto un salto generazionale doppio, quindi sono ancora più esaltato da questo titolo. Guardate intanto all'inizio, quando tutti quanti i protagonisti arrivano, anzi il protagonista è uno, lasciamogli il protagonista, quello giusto, Luigi, perché questa volta il titolo è tutto per lui, quindi è lui il protagonista. Arrivano con un filmato introduttivo con una grafica spettacolare, anche il gameplay sarà così, lo vedremo tra pochissimo. Incipit, come vi stavo dicendo, tutti invitati in un hotel di lusso, eccolo qui, all'interno del nulla, anche se attorno c'è una valle con un lago, sembra davvero mozzafiato anche quello, ma noi ci concentreremo all'interno di questa demo. Come potete vedere in inglese, ma si può capire benissimo, tutta la prima parte sarà adibita al tutorial dei comandi, anche perché ne avevo bisogno, come vi ho detto, al momento sono davvero in difficoltà, soprattutto con la gestione della mira, perché si utilizzano tutti e due gli analogici. E questo sarà il boss che poi io andrò ad affrontare una volta finiti questi 10 minuti. Siamo in un contesto medievale. Questo boss ha questo oggetto qui e a noi interessa davvero tantissimo. Non si sa ovviamente il motivo, ma dobbiamo averlo. E quindi dobbiamo farci strada attraverso questa zona tutta medievale per l'appunto. Il boss infatti, vi spoilerò un po' che sarà... Anzi, forse no, perché qualcosina ve la posso mostrare alla fine. Poi dopo ne parliamo del boss. Comunque, primi minuti dove cercavo di prendere un po' di confidenza. Devo dire che c'erano anche... i ragazzi lì che mi hanno aiutato di Nintendo, che spiegavano un po' le meccaniche, anche perché la demo era limitata nel tempo, avevo 15 minuti per poterla finire e quindi, beh, dovevo sbrigarmi. È la fase iniziale dove dovevo capire anche un pochettino i comandi, dovevo insomma capirli in fretta, ecco. Qui abbiamo i primi due fantasmi, bisogna sparaflasciarli con la nostra torcia, che si può anche caricare, e poi prenderli. E la novità di questo titolo è che una volta preso, diciamo, totalmente, si può sbadacchiare ovunque per fargli davvero tanto tanto danno. Quindi di nuovo flash, si aspira e poi sbam, sbam, sbam. E si può anche utilizzare per colpire gli altri fantasmi. Quindi io posso prendere un fantasma, sbadacchiarlo contro un altro e faccio il doppio dei danni, insomma. Ok, perfetto, questo era solamente un assaggio e già c'erano due fantasmi con due spade medievali. Stanza completata, perfetto, possiamo andare avanti. Vedremo un paio di meccaniche nuove e alcune ovviamente classiche, come ad esempio qui, l'esempio è di una meccanica nuova. Oltre a leve e corde da poter tirare con l'ausilio della nostra aspirapolvere preferita, attenzione, trappola! Trappola con degli spuntoni? Beh, avrei bisogno di qualcuno un po' più gommoso per poterla superare. E quindi Guigi o Gommi Luigi. Insomma, è Luigi di gomma,
verde, ovviamente, rigorosamente verde. Voi sapete, a me piace un sacco il verde. Luigi è davvero fantastico per me. Con gommi Luigi si può superare una trappola del genere. Si possono superare gli spuntoni, si possono superare le grate, si possono superare tutte quelle cose che fisicamente Luigi non può fare. Poi si può riprendere il gommi Luigi. Ecco, perfetto, vedete, non si può fare. Ve l'avevo detto che non si poteva fare. Si può riprendere il controllo in più modi. Uno, intanto lasciando gommi Luigi nella posizione come l'abbiamo lasciato noi, appunto, tornare in Luigi e poter superare determinati ostacoli, oppure riprenderlo subito totalmente e farlo tornare da noi. Nuova stanza. In questa stanza, vi spiego subito perché andrò diretto a prendere alcune cose, c'è una porta, oltre a degli oggetti, cuori che ovviamente servono soprattutto per la lotta boss, oltre a stanze segrete. Davvero molto interessante questa, perché ci permette di ottenere un sacco di oggetti, ma... ehi! C'è anche un fantasma dorato con 250 di vita, quindi avremo bisogno di bravura, cosa che al momento ancora non ho, per poterlo sparaflesciare e poi sbatacchiare un po' ovunque. Non basterà una volta. Esatto. E adesso quindi lo dobbiamo ribeccare di nuovo. Dov'è? Eccolo! Lui è più spaventato di noi. Però lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo togliere di mezzo. Dai, dai, dai. Uno, due, tre. Spam, guardate quanta... quanta roba, quante monete, quanti soldi. Ok, ottimo, torniamo indietro. Stavo dicendo, in questa stanza c'è una porta e anche un fantasma che ci obbliga a utilizzare la ventosa per togliergli lo scudo. E quindi altra meccanica che così impariamo a giocare meglio. Lì a destra c'è quella porta, c'è bisogno di una chiave, dobbiamo trovarla. E mi sa che questa qui sarà la stanza della ventosa, perché come potete vedere è molto importante utilizzarla, la ventosa, per prendere lo scudo, sbatacchiarlo, sparaflesciare e prendere poi gli altri fantasmi. Vieni qua tu. Ok, non riuscivo a prendere l'altro oggetto, cioè non riuscivo a rompere quella cassa col fantasma, ma... mamma mia, voi non avete idea di quanto sia divertente sbatacchiarli ovunque. E sbatacchiarli, proprio il termine tecnico. Ok, stanza completata. Però ancora c'è qualcosa da fare, ovvero togliere questa ventosa da qui e prendere la chiave. Prendere la chiave, perfetto. Oh oh. Ok, prendiamoci anche altra roba. Vedete quella spada in alto a destra? Oltre ai topini, quella spada in alto a destra è un collezionabile, che è abbastanza, diciamo, complicato da prendere. Non si prende facilmente, bisogna trovare il punto giusto per poterlo andare a prendere. E ne troveremo anche un'altra, forse ancora più difficile di questa. Quindi proseguiamo attraverso la porta. Adesso abbiamo la chiave, quindi possiamo andare avanti con questa chiave enorme. Ma ancora non siamo arrivati alla fine, perché c'è un'altra stanza. Esatto, eccola qua, con altri enigmi. Altri enigmi come ad esempio questo telo, che dato che è un aspirapolvere, beh, meglio togliere un po' via la polvere e aprire il tutto. Perfetto. Devo essere bravo quando giocheremo insieme a cercare ovunque e a utilizzare e sfruttare tutti gli oggetti che abbiamo, tutte le capacità che possiamo sfruttare. Gommi Luigi, resta lì. Questa volta dovremo utilizzare sia l'aspirazione che il soffio, perché l'aspirazione fa salire questo ascensore, mentre il soffio lo fa scendere. E poi, come vi dicevo prima, recuperare direttamente il Gommi Luigi da qualsiasi posizione esso sia. Perfetto, qui vedo ancora altre leve e vedo in alto una spada gialla dorata. Ok, questo era un gavettone e l'ho preso proprio in pieno, mi ha fregato. Ok, qua invece c'è una porta che in realtà ancora non esiste, e quindi, beh, dobbiamo prendere queste sfere un po' spettrali per poterla fare comparire veramente. Ottimo. Altra porta qui a sinistra. Mi sa che non si potrà entrare, perché se ci sono io sopra c'era proprio il simbolo, non si può entrare, divieto di accesso. Probabilmente perché già ci hanno fatto vedere tantissimo in questa esclusiva demo, e quella stanza magari ci porterà da qualche altra parte, cosa che al momento non possiamo fare. Ma accontentiamoci di tutto quello che stiamo potendo vedere qui,
di tutte le meccaniche nuove che stiamo potendo provare. E poi, beh, io mi devo accontentare, tra moltissime virgolette, di aver anche affrontato il boss, anche particolarmente difficile. Ok, qua bisognava andare con una via di mezzo. No, in realtà no, questi qua sono i vari tentativi che ho fatto col Gommi Luigi. In realtà c'è ancora un qualcosa che dobbiamo fare per poter prendere quella spada. Un qualcosa che non abbiamo fatto. E adesso proveremo ad andarci. Mentre faccio questi tentativi, vi dico subito che il boss che ho affrontato constava di due parti. Due parti dove bisognava utilizzare gli strumenti, appunto, questi qua che stiamo utilizzando adesso per risolvere gli enigmi, in maniera diversa. Quindi la ventosa, la torcia, eccetera. Un po' tutti, era molto completo. Anche abbastanza difficile perché bisognava avere un timing perfetto per poterlo andare a prendere prima che lui ti colpisse. Non era affatto facile, ecco. Non era per nulla facile. Adesso vi posso far vedere solamente quest'ultimissima scena. E poi interromperemo la demo. Eccolo qui. È un King. È un King anche abbastanza arrabbiato. E non si farà dire due volte di cominciare questa sfida. Con armatura, scudo, cavallo, lancia, pubblico, inferocito. Bellissimo l'escamotaggio del pubblico là dietro come cartonato. E si comincia, attento Luigi! Ok ragazzi, allora, come vi dicevo sin dall'inizio, il video devo interromperlo qui, anche perché non ho nemmeno la parte della lotta, perché non si poteva assolutamente registrare, anche perché non voglio nemmeno io in realtà spoilerarvi magari qualcosa. Vi lascerò poi godere la serie quando la inizieremo insieme. Adesso ragazzi è arrivato il vostro momento, mentre io vi faccio rivedere la scena iniziale, è arrivato il vostro momento, scrivetemi qua sotto quanto aspettate Luigi's Mansion 3. A me è piaciuto davvero tantissimo, sia quando l'hanno annunciato, sia quando l'hanno fatto vedere alle 3, sia quando appunto l'ho potuto provare. Sembra davvero divertentissimo. Fatemi sapere se voi avete giocato i primi due capitoli o se non li avete giocati ma vi volete avvicinare. Se vi va l'idea appunto che io porti i primi due capitoli per arrivare insieme a Luigi's Mansion 3, conoscendo un po' meglio le meccaniche di gioco di base, per poterlo giocare effettivamente bene, da pro, da veri pro, non come al momento sono io. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto, mi raccomando, come al solito vi lascio i link per potermi seguire nei vari social, vi lascio il link per acquistare la mia maglietta, scrivetemi qualsiasi commento qua sotto, vi lascio qualche sondaggio qui sopra all'interno del video. Mi raccomando, leggerò tutti quanti i vostri commenti importantissimi. Lasciate un bel pollice in su se questo video, dato che è un'esclusiva, un'anteprima esclusiva, se vi è piaciuta, un bel like per supportarmi. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Beh, ancora non su Luigi's Mansion, perché abbiamo tantissime altre cose da fare, ma spero al più presto. Dipenderà anche da voi, proprio da qui. Quindi, mi raccomando, supportate a 2000. Ciao a tutti, alla prossima!